Fu un'estate del primo dopoguerra che io, trovandomi a Genova per una visita, mi incontrai la prima volta, e si capisce mentre meno me l'aspettavo, con Enea, figlio di Anchise. Me lo vidi di soprassalto davanti in piazza Bandiera e, sebbene fosse un Enea di marmo, cioè quel monumentino a Enea che tutti i genovesi sanno, la mia emozione non fu minore di quanta ne avrei provata incontrando Enea in carne ed ossa. L'Italia entra in guerra il 10 giugno 1940 con il celebre discorso di Mussolini. Dal giorno successivo e per l'intera durata del conflitto, Genova è obiettivo sensibile per il suo ruolo di polo industriale e primo porto italiano, e viene costantemente colpita e massacrata dai bombardamenti alleati dal cielo e dal mare. Nell'arco dei 5 anni di guerra si contano 86 incursioni aeree sulla città, di cui ben 51 nel solo 1944. Gravissimi i danni risultanti in termini di perdite di vite umane e devastazione al tessuto urbano, molti frutto dell'incompetenza e dell'inadeguatezza delle misure adottate dal regime. La notte del 22 ottobre 1942, 85 bombardieri Lancaster in forza all'esercito britannico colpiscono a ondate il centro cittadino, rovesciando su di esso centinaia di bombe e spezzoni incendiari che radono al suolo più di 30 ettari di superficie edificata. La sera successiva, un nuovo attacco dà origine a uno degli avvenimenti più tragici del periodo bellico genovese. Nella disperata corsa ai rifugi, la gente che si precipita verso la Galleria delle Grazie presso Porta Soprana preme e uccide le persone già entrate, di fatto stritolandole e calpestandole. Muoiono così schiacciati in 354. Per liberare la galleria, i soccorritori devono spezzare i corpi intrecciati dei cadaveri. Dopo l'8 settembre 1943 e sino al 1945, gli attacchi sulla città si intensificano. Il centro cittadino è pressoché inabitabile. I senza tetto ammontano a 50.000. Le strade sono impraticabili perché ricoperte di macerie. Le chiese e i palazzi storici sono gravemente mutilati. I principali ospedali danneggiati. Dopo 5 anni di sofferenza, tra il 23 e il 25 aprile 1945, le forze partigiane liberano la città dalle truppe tedesche. La città esce devastata dal secondo conflitto mondiale. Il porto è in ginocchio e circa un terzo del tessuto edificato a Genova, più di 11.000 edifici, è distrutto o comunque danneggiato, il che implica uno sforzo enorme di ricostruzione, la quale prende il via attraverso l'approvazione dei piani di ricostruzione nel 1950. Guardiamocelo un poco insieme, questo Enea. Lo zoccolo del monumento, che è del Baratta, sembra, è una piattaforma dove posa un prisma poligonale, sulle cui facce stanno 4 musi leonini con la bocca spalancata a buttare acqua. Posa su questo prisma un cilindro scanalato con arrotolata intorno una fascia assolutamente muta, ed è in alto su tale cilindro che si trova, piccola come un bambino, la statua vera e propria. Enea in persona, con per mano il figlioletto che lo guarda chiedendogli aiuto, e sulle spalle, ciondoloni come l'agnello del buon pastore, il padre, ormai così fragile da sembrare di vetro. Un gruppo che, partito così da Troia in combustione, così ne è rimasto tra le fiamme dell'ultima guerra, uscendone con un minimo di danno, come sarebbe un piede appena sbocconcellato ad Anchise, danno che del resto è l'unico subito su una piazza angusta, dove le bombe, tutti lo sanno, hanno risparmiato ben poco.